Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in FIFA 16. È da molto che non porto FIFA 16 e adesso voglio riportarvela con una serie. Non una serie su Ultimate Team come facevo una volta, ma bensì una serie sul carriera allenatore. È da tanto che non faccio una carriera allenatore e sinceramente ho sempre fatto in un unico modo. Adesso ve la faccio vedere. Prendiamo la squadra più debole che c'è. Io ho sempre giocato così. Ho sempre iniziato così perché mi piaceva. Intanto vediamo il Morkamank. Direi che loro se la contendono. E prendiamo loro. La difesa corta io per adesso la metterei a livello campione. Poi vedremo come aggiustarlo in base a come funziona, come va avanti. A sorpresa Andrea Rebecchi. Oh, virgola Rebecchi, è stato nominato nuovo allenatore della squadra. Accrington. Dovrò imparare a pronunciarlo perché sarà la nostra squadra. Congratulazione, la squadra Accrington è stata invitata a un torneo amichevole precampionato. Si tratta di un'occasione. Vai. Potenziali premi in denaro. Ma secondo te io vinco queste qui? Però un milioncino non ci sta male, eh? Cioè, i sedicesimi di finale nella Coppa Nazionale. Porca puttana. Ok, devo evitare di finire in fondo alla classifica, cosa che ha abbastanza senso. Però anche se io vinco la Coppa e vado in fondo alla classifica del campionato, questi mi potrebbero licenziare. Allora, eccoci qui, finalmente. Allora, vediamo un po' il budget che abbiamo. No, bisogna molto più stipendi, belli. I soldi che mi date non mi interessano. Senza stipendi qui non si compra proprio nessuno. Quindi andiamo così. E poi iniziamo a vendere giocatori. Così siamo a posto, allora. Molto meglio. Abbiamo due portieri che non li toccherei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutti i difensori. 7 difensori centrali. Ma stiamo scherzando. Tu, in vendita. Che in prestito 2 anni. Ah, non ti posso vendere. Va bene. Tu sei giovane, vorrei tenerti anche te. Però 2 giovani no, uno lo devo mandare in prestito. A parte che non lo prenderà mai nessuno. Poi abbiamo 4 centrali. Tu sei parecchio costoso, devo metterlo. Tu non mi serve proprio un cazzo. Spero che qualcuno ti prenda, guarda. Abbiamo un COC che potrebbe servire e un CDC. Gli esterni sono proprio contati, eh? E gli attaccanti sono una mostruosità, nonostante io usi l'attacco 1-1, cioè troppi. Tu sei un giovane, questi due sono sul mercato, ok, dovremmo essere a posto. Sperando che qualcuno li venga a prendere. Bene, la prima cosa che si fa sempre in questi casi è cercare un cazzo di svincolato. Non importa quanto costi. Che gli svincolati non chiedono molto e di sicuro sono più potenti. Vediamo quanto mi chiedi. Io ti offro 2000 se sei buono. E avanziamo l'offerta. Tanto non accetterà mai, però fare un'offerta non è che... Devo dirlo, non sei messo male. Possiamo fare un'offerta. Richiede solo 1200. Non posso scendere a botte di 500, eh. Questo non... Gli anni li aumentiamo 5 e andiamo.
Buono, fai vedere il fisico? Sembra messo bene. Vediamo quanto mi richiedi. Porca puttana. Non accetterai mai, ma io lo faccio uguale. Eccone qua uno. Vediamo quanto richiedi. 1250, ok. E un'altra offerta è andata. Vabbè, il nostro ha sui 60 neanche di tutti. Quindi potrei accontentarmi di poco. Questo qui sembra buono. Quanto mi richiedi? 4000, non sei per le mie tasche. Non ce ne sono molti. Questo potrei andarlo a prendere in prestito. Tutto 12,7, fai cagare. Ok, cerchiamo questi qui nella lista dei prestiti. Vediamo se si trova qualcuno. Allora, no, no. Sei già un migliore, ma non tanto. Tu, da Sassuolo. Celeste. E questo è dello Swansea. Sei più bravo nel tuffo. Fai vedere il resto. Ok, proviamo. Potrei chiedere a tutte e due. Questo è 2000, perfetto. Questo qui. Vediamo. 3000. No, direi che quello del Sassuolo vince. Gli offriamo un 5%. Durata di un anno. Riscatto, non saprei. Non so se me lo accettano quanto offerto. Sono arrivati altri 5 messaggi, bene. Sassuolo, respinta, abbiamo valutato di respingere. Ok, e se ti tolgo la somma? Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Allora, non accettata, peccato. L'ingaggio è troppo basso, a parte che non avevo 9000. Richiederebbe 9000, mi spiace, col cazzo proprio. Niente da fare, ragazzi, andiamo avanti. Eccoci qui. Vediamo. Controfferta ricevuta. Iga, iniziamo male. Tutti mi chiedono 2000. Tu non ti pagherò mai 10.000. Allora, quindi abbiamo il difensore. Possiamo fargli a controfferta, però vai a 5 anni. Ok. E questo che era il difensore centrale. Facciamo anche a te l'offerta, dai. Ci riusciremo a tenerli? Con l'occhio giocatore. Mister, posso farle una richiesta? Sì. Tu saresti? Fa vedere come sei messo. Sei veloce quanto lui, in difesa però un po' meno. Potrei metterti qui e possiamo provarti dopo se vuoi, va bene? Anche perché hai 18 anni, dai. Ok, abbiamo messo una tattica di possesso palla.
Non so quanto potranno tenerla questa possesso palla, però la formazione è fatta per quella, è abbastanza difensiva comunque. E vedremo. Ci vediamo alla partita dopo. Bene, vediamo se ho messo il livello troppo alto oppure no. Sarà molto difficile andare in avanti con questa squadra. Punta l'area. Attenzione al tiro. Ottimo intervento del portiere. Partiamo già E male. riparte col calcio d'angolo. Intervento comodo del portiere. Vai sulla fascia, non corre abbastanza. Guardalo che va in attacco da solo. È solo, vai al tiro, porca vacca. Oh, la ruba. A chi? Vabbè, torniamo indietro e ricominciamo. Beh, di tacco lo sborone. Prova il numero, non va. A Morgan. Guardalo che si vede bene. No, non a lui. L'altra fascia. Oh, cazzo, il contropiede. Ragazzi. Devo mettergli la mentalità in difesa. Difesa bassa. Bravissimo. Intervento Bravissimo. No, pulito, gliel'ho solo il passata pallone io. sulla fascia. Rimanete chiusi, chiusi, La mette chiusi. in area. Pericolo, ecco il tiro. Madonna. Fallisce. Qui Gliela esaltano sul ruba. tiki-taka, finiscono per regalare il Cazzo. pallone agli avversari. Ma che tiki-taka. Questi qui non sanno fare un passaggio. Cerca la porta, distinto il Madonna santa! difensore. Cross, pericolo. Madonna santa! Niente, primo E si tempo chiude qui, andato. ed ecco che viene Ok, effettuata una fatto un doppia paio di sostituzione. cambi. Adesso vediamo. Guadagna metri, un'ottima serie di passaggi. La palla, Attenzione! pericolo, trova chi Un tiro porta. l'abbiamo Attenzione, fatto! la palla è E lì. c'è un. Già qualcosa. E c'è il tiro, il portiere dice di no. Rimettila in mezzo. No, Come era fuori costa per un gioco. millimetro. Non so quanto Si preparano a fidarmi. cambiare qualcosa alla prossima interruzione. Credo che questo Porca vacca, sia si stava centrando probabilmente giusto. perfettamente quello lì. Palla in area. Ci aspetta il calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Ci sarà un cambio. Siamo al 66esimo, direi che ci sta un altro cambio adesso, soprattutto per Senza problemi, portiere sulla traiettoria. quel cacchio di COC che ho là, che è morto. Ha intercettato bene il Rubata, vai Morgan, passaggio, vai, ci vai. voleva molto. Guardalo, Bella la stralibero. verticalizzazione, parte il tiro. Palo! Dove cazzo l'hai passato? Ottimo Guardalo. movimento, Bruna, lo gira bene. tutto Ottima solo! botta, grande Non ci parata, entra, che manco a impresa. morire! Stavolta diamola un po' più esterna. Palla in Vai! testa, e il Porca difensore vacca, dice l'ha di no. anticipato il Com'è in difensore! tempo, che tempismo, bravissimo. Salta il Attenzione! difensore, palla in Gornil! porta, difesa fortissima. 1-0 finalmente! Oh, che Non so può neanche chi regalare sei, ma vittorie bravo! per quello che manca. Ah, ma è l'attaccante che ho messo! Scusa! Tanti palloni nel mezzo per cercare la Oh, deviazione non giusta. facciamoci Prova una pareggiare. fiaccata dei lanci lunghi. Se prende la difesa, Padò, mi stavo magari facendo un una autogol. spruzzata o una. Portala via, quella palla. Non lasciargliela toccare. Continua a correre. Non importa se sei stanco, continua a correre. Cazzo, l'ha presa. Oh, il buco al centro. C'è spazio per il cross. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. L'anticipa! No! Passaggio perfetto. Dobbiamo prendere quella cazzo di palla e buttarla via! Buttala! E Arriva tutto vincono! il tiro Prima partita dell'arbitro. di Gara amichevole, finisce 1-0. incredibile! In totale abbiamo fatto 6 tiri, 5 tiri in porta, possesso palla straperso, vabbè, non mi aspettavo nient'altro. Non siamo stati male.